che Mimmo in questo momento tredicesima giornata in Serie B, si affrontano le compagini di Pora Mamma contro la Certosa. 0-0 ancora il punteggio, abbiamo detto, con Di Palma che perde un pallone, prova a ripartire Gargiulo. Gargiulo gioca dietro per Vitiello che prova a spazzarla in mano a mano, difende palla sul tocco di Di Palma. Scaramuccia in campo, Peluso integerrimo. Sarà invece rimessa laterale per la Certosa. Palma gioca vicino per Capitani Nicolella. Nicolella difende Palma su un avversario, prova a ripartire Paramama con Gargiulo. Sarà rimessa laterale, anzi calcio di punizione per la squadra in maglia verde. Fallo commesso da Gargiulo, anzi su Gargiulo. Non si capisce niente. Quindi calcio di punizione per i Paramama. Va Vitiello alla battuta, Vitiello, la palla è alta. Già subito! Giaculli prova a coprire tutto lo specchio, ma non ce n'era bisogno comunque. Giaculli gioca vicino per Cacace. Cacace prova a partire, palla al piede, rimpallata la sfera su Gargiulo. Sta rimessa dal fondo ancora per la squadra della Certosa. Reduci da una sconfitta per 5-0 nella scorsa giornata contro i Dark Knights, adesso proveranno sicuramente a riscattarsi. Adesso vediamo che soffrono la pressione degli uomini di Esposito. E ancora la palla scodelata dentro. Nicolella prova a rinviare, Sorrentino cerca di prendere posizione e poi comunque palla dentro, via, attenzione Calandrelli in pressing di gran carriera, arriva Vitiello a metterci una pezza, poi sarà rimessa laterale, ultimissima azione di questo match. Calandrelli prova a giocare per Di Palma, ripartono i Paramamma, ancora Fiorillo, Fiorillo prova a centrarsi, Fiorillo se ne va, Fiorillo ancora tocca per un compagno, il sinistro Giaculli ha risposto, secca di piedi sul punteggio di 0-0 e chiudiamo qui il nostro collegamento.